Buonasera a tutti, sono Luigi, una Aracus preferite e benvenuti alla guida del 50 stamina di Gogeta LR. Prima run che faccio, ho fatto praticamente già tutte le run riguardanti Veget. Sono voluto togliere lui, manca una sola run che però per motivi di stamina non riesco a fare. Andiamo a farci Gogeta, che penso sia identico in tutto alla sua controparte viva. Quindi, fase 1, Goku e Vegeta Angel fisici, 1.600.000 di HP, danno basso, basso, basso. Ragazzi, l'unica fase che può dare una mia preoccupazione in questi eventi è l'ultima. Salvo non abbiate team davvero bassi d'ability, allora anche la terza potrebbe darvi un attimino di problemi. Questo team, comunque, lo sapete, il team zombie per eccellenza oggi, riesce a far tankare qualsiasi roba. Io per mettermi un pochino più di difficoltà l'ho ottenuto così, perché altrimenti avrei potuto togliere Kid Buu Int in favore di Kid Buu fisico, oppure avrei potuto togliere Golden Freezer in favore di Janemba STR, che anche danno aumentato per le prime tre fasi, quindi anche un minimo di utilità. E con Broly sciottiamo. Ciao. Quindi fase 1 davvero semplice, nessun problema. Fase 2, 2 milioni di HP, cambia relativamente poco, sono una Super Saiyan, ma non vi preoccupate, qua c'è anche la fortuna che mirino unicamente a Rosé, quindi i danni proprio manco sapremo cosa sono. Nel caso arrivassero a Kid Buu probabilmente ci rifulliamo anche la vita, contando quello che perdiamo per un eventuale special. È un po' bassino questo danno. Io sto sempre in uno stato di semi morte. E Priscilla si è svegliato. Oh, riusciamo anche a fullarci HP molto bene, direi allora. No. Sì. Abbiamo trovati altri due di sti Kid Buu, li darò tutti quanti in pasto al tech per maxarmelo, dato che ce l'ho anche ad ability. Eccoli qua i ragazzotti. Fase 3. Questa può essere un pochino un problema per chi non ha team troppo pompati, ecco, questa può dare qualche magagna, però niente di eccessivo, ragazzi. È comunque davvero abbastanza sempliciotta. Saluti a Sara che si soffia il naso. Poi non ha preso neanche troppi ki, quindi siamo comunque in boost di difesa. Vabbè, la special se la becca come al solito Rosé, quindi neanche problemi nel ricevere danni da special. E vediamo se reggono il turno per poi passarsi questa fase a 2 milioni e 400.000 HP circa. Anche il critico, buonanotte. Sì, 2 milioni, no, 2 milioni e 400.000 HP, confermo. Ciao, 2 milioni e 400.000 HP. Ok, Gogeta. Ecco, questo magari durerà un po' di più. Allora, immune a tutto: debuff, seal, stun. Immune a tutto: 3 milioni e 600.000 di HP. Fa male, cioè picchia, non gli si può dire nulla su questo. Picchia, però, cioè, oltre questo, c'è poco da dire. Turnazione perfetto così per ridurre davvero al minimo i danni. Bentornata. Rieccomi, scusate, piccola pausa medicina. Non ricordo prevalentemente dove eravamo, ma capisco che dobbiamo shottare al prossimo turno con Broly. Almeno questa dovrebbe essere l'idea. Ho bisogno di abili su sto Rosé, eh.
Così dovrebbe arrivarmi un buon 1.400.000 circa in dopo. Ah, proprio così. Sul Punisher incavolato nero. Bellissimo comunque. Però, come incavolato nero si può migliorare parecchio, Gogeta. Però ci sta. Ah, se facevi una special additional. Però dai, a metà vita. Per turno abbiamo Broly, Rosé e ho Golden o Kid Buu. Kid Buu penso. Potremmo anche farcela. Furioso. A cavolo quando ti crolla l'attacco. Cioè qua mi sta di addì. O sciotti o muori circa, la storia è quella, benissimo, fantastico, andiamo, affrontiamo il nostro destino, ma finisce male, ma finisce davvero male, temo, non vedo la special su Rosé, ah sì, ma qua non so, 200.000 non li reggiamo se lancia la special, però si va a 2 milioni d'attacco base e 40% di critico. Dai, Broly. La teoria di Broly terzo. Non serve tankare se li sciotti prima. Devo fare anche l'analisi di Broly terzo. Comunque, ragazzi, ecco fatto. Teoria di Broly terzo funziona sempre e quando non funziona te ne ricordi. E noi ci vediamo domani con le analisi di Vegeta e Rosé LR. Quale Vegeta e Rosé? Di Vegeta e Gogeta LR. Magari mi sono ripreso un altro po'. Non ci conto troppo però. Speriamo. Alla prossima.